e la mia tesi si occupa di studiare l'effetto corrosivo dei salienti di ghiaccio sui sistemi di ancoraggio sismico. Quello che vedremo oggi sarà innanzitutto una breve introduzione agli elementi che sono stati studiati, poi gli obiettivi di questa tesi, le varie sperimentazioni, sia settata che risultati, e quindi le conclusioni. Sistemi di ancoraggio zincati della barriera New Jersey, che ha lo scopo di reindirizzare il veicolo dopo tutto all'interno della carreggiata, minimizzando quindi i danni che i passeggeri del veicolo stesso possono subire. Questa è la nostra area di interesse, dove si può vedere il vano tasselli e la camera di espansione, e questo è il tirante, oggetto di studio della tesi. Un altro fattore è il sale antighiaccio, perché il sale è considerato il miglior deicer, poiché abbassa il punto di fusione tra liquido e solido, quindi tra acqua e ghiaccio, evitando quindi che si formi il ghiaccio lungo il manto stradale. Di contro, però, aumenta la velocità di corrosione. Infatti, questa è un'immagine del tirante prima di essere messo in esercizio. Dopo 20-25 anni di fenomeni corrosivi causati da sali antighiaccio, inquinanti e altri fattori, la vite si presenterà in questo stato. E quindi, come si può vedere, non potrà mai sopportare i carichi nominali per la quale è stata progettata. Per questo l'obiettivo della tesi è quello di studiare come i salienti ghiaccio influenzano questo tipo di corrosione su questi tiranti, capendone quindi le cause e una possibile prevenzione. Per fare questo si è ricorso a tre differenti aree di ricerca: fenomenanalisi della vite rotta, test potenziodinamici e test gravimetrici. Partiamo col primo. La vite rotta è stata suddivisa in quattro aree differenti per studiare la microstruttura del metallo di base e la presenza o meno di zinc coating, e quindi capire con che tipo di zincatura è stato realizzato questo componente. L'ultimo provino, chiamato BB, invece è stato estratto dalla vite, chiamiamola originale, per fare dei confronti. Dal punto di vista microstrutturale si può vedere come non ci sia differenza tra la vite, diciamo, originale e quella rotta, e questa struttura è mantenuta. Inoltre, dalla composizione chimica del metallo di base e dei bassi valori di durezza di Vickers, si può capire come questo sia un acciaio carbonio mantensitico con una buona presenza di manganese, e questo acciaio è tipico del campo della metallurgia. Per quanto riguarda il zinc coating, questa è un'immagine al SEM in modalità BSE della filettatura, e si possono distinguere due aree: questa che rappresenta l'acciaio di base e questa che rappresenta lo spessore di zinc. Esso sarà di 80 micrometri e al suo interno vi è la presenza di leghe di fasi intermetalliche per lo zinco. Questi elementi portano a concludere che la zincatura è stata realizzata a caldo. Ovviamente questa è l'immagine della vite originale. Adesso passiamo alla vite rotta. Come si può vedere, RB, dove è ancora presente la filettatura, ho uno strato di ossidi di zinco rimanenti di 20 micrometri, che comunque dà protezione. PP invece è un caso particolare, perché ho sì presenza di ossido di zinco, ma non è compatto come il caso precedente, poiché ci sono delle zone come questa, in cui non c'è proprio protezione.